Questa sera le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine si trovano qui a Villa Bruno, dove a breve avrà inizio una manifestazione straordinaria dedicata alla solidarietà, soprattutto al sostegno per la guerra, purtroppo per i cittadini, per le vittime che stanno giornalmente aumentando e la conta è sempre più alta in Ucraina. Seguite il servizio perché sarà ricco di personaggi, personalità. Noi aspettiamo anche il ministro Di Maio. Continuate a seguirci. Giorgio Gerino, buonasera sindaco. Stasera un evento veramente straordinario, un evento che ci voleva, la pace è la parola d'ordine. Sì, la pace come motore di tante iniziative sul nostro territorio, ma anche del lavoro col mondo della scuola, col mondo dell'associazionismo, la pace come valore della nostra comunità, valore dell'inclusione, dell'accoglienza che San Giorgio a Cremano non fa mai mancare nel suo DNA. San Giorgio a Cremano, città dei bambini, e quindi la pace deve essere proprio un obiettivo. Non è l'obiettivo, è un modus vivendi, quello dell'inclusione, di non lasciare mai nessuno indietro, di cercare di accogliere. E oggi la grande partecipazione di artisti e anche di ragazzi e di anche meno giovani è importante. Grazie. Siamo in compagnia di Adriano Fallivene. Adriano, bellissimo incontrarti, rivederti, noi ci vediamo spessissimo. Un evento importante quello di questa sera, un tuo pensiero sull'evento, ma soprattutto cosa stai facendo, cosa stai organizzando e cosa c'hai nel cassetto che dovrai rivelarci, dai. Grazie innanzitutto, è meraviglioso vedere tanta solidarietà, una risposta così partecipe dell'anima a qualcosa che inevitabilmente sconvolge. Siamo qui per questo, per rispondere all'odio con amore, anche donando della pasta, degli abiti, delle medicine, anche un sorriso. È un momento anche di riflessione. Fra i tantissimi eccelle Gino Riveccio è presente stasera, non potevi non esserci stasera, un evento veramente straordinario, io ti seguo anche sui social e so quanto tieni a questa pace che dovrebbe arrivare da un momento all'altro, mi pare di aver capito leggendo anche le cronache. Io me lo auguro, perché diciamo che i colpi di scena sono stati troppi in questi 48 giorni, 49 giorni. E stiamo vivendo una tragedia immane che pensavamo di aver consegnato solo agli archivi della storia, e invece a distanza di quasi 80 anni è una cosa molto triste. Ma penso dover raccontare una guerra così crudele, tutte le guerre sono crudeli, ma questa forse proprio perché sono passati troppi anni da quella crudeltà, da quelle infamie, ci sembra ancora troppo crudele. Quindi l'auspicio che a Napoli ci mettano il capo apposta, in particolare una persona metta a capo apposta, e si risolva, perché tra i negoziati, le trattative di pace, le sanzioni, mi auguro che si arrivi sicuramente a quello che noi tutti ci auguriamo. E se non dovessero bastare le sanzioni, poi non so che cosa aspettarsi. Per cui siamo ottimisti, e soprattutto che ben venga questo ottimismo nella settimana della Pasqua, e che questa colomba pasquale che porti davvero pace e di buon senso, in particolare dalle parti del Cremlino, che il buon senso arrivi soprattutto là, che la colomba possa sorvolare la piazza del Cremlino, la piazza rossa, e far ravvedere questa persona che insomma penso che sia il maggiore responsabile di quello che sta avvenendo. Grazie Gino. Grazie. Una carriera inconfondibile, bellissima, lunghissima, costellata di tantissimi successi. Stasera San Giorgio a Cremano, un evento straordinario. Cosa ti ha portato soprattutto a essere presente, ma cosa senti tu che sei anche poeta tra le altre cose? Cosa mi ha portato a essere presente? Innanzitutto che sono di San Giorgio a Cremano, sono lieto di essere cittadino, sono fiero di essere cittadino di San Giorgio, perché da tanti anni San Giorgio, non lo so per quale motivo, per la vicinanza al Vesuvio,
produce delle condizioni artistiche tali da far venire fuori una serie di... ma ce ne sono tanti, adesso ne parlavo anche con Massimo De Matteo, ci sono ballerini, cantanti straordinari. Massimo ha lanciato questo seme che è stato raccolto da tante persone. Ha contaminato? Sì, è stata una contaminazione, un giusto contagio, un contagio, come dire, proficuo. E queste sono iniziative che dovremmo farle più spesso, perché partono dal cuore e arrivano al cuore. La partenza è uguale alla destinazione. Voglio ringraziare per questa iniziativa il comune di San Giorgio Cremano e il sindaco Zinno e tutta la giunta per il lavoro che hanno fatto. Il concerto che rappresenta un ulteriore segno di solidarietà verso l'Ucraina. Sull'Ucraina noi dobbiamo mettercela tutta per raggiungere la pace, stiamo portando avanti tutte le iniziative che servono per arrivare ad una pace duratura, ad un cessate il fuoco e poi ad un accordo. Quello che abbiamo di fronte è un momento molto complesso. Da una parte, per volere la pace bisogna essere in due e Putin non sta dimostrando di volerla. Dall'altra avremo un impatto di questa guerra sulle famiglie che sarà enorme. E le famiglie italiane e le imprese italiane in questo momento hanno bisogno non solo del sostegno del governo italiano ma anche dell'Europa. L'Europa deve mostrarsi compatta nel raggiungere l'accordo sul tetto massimo al prezzo del gas. Il prezzo del gas in questo momento è oggetto di speculazioni. Noi possiamo fermarlo con un tetto europeo, una regolamentazione europea che dica che oltre un certo numero non bisogna andare, e questo permetterà ad imprese e famiglie di pagare di meno. Questo è il nostro obiettivo. Continuiamo a lavorarci in vista anche del prossimo Consiglio europeo e allo stesso tempo chiediamo all'Unione europea di organizzare il prima possibile una conferenza di pace sull'Ucraina per arrivare alla pace. Terzo, continueremo con tutte le misure che servono ad assistere il popolo ucraino. Voglio ringraziare tutti gli italiani perché si sono dimostrati ancora una volta solidali, vicini al popolo ucraino. Oltre 90.000 ucraini sono arrivati in Italia, 30.000 bambini, numeri enormi in pochi mesi, ma ancora una volta insieme anche alla bellissima comunità ucraina che abbiamo in Italia, una delle prime in Campania. È importante riuscire ad accogliere queste persone e a farle ritornare a casa il prima possibile con un accordo di pace che fermi questa guerra e raggiunga quindi l'obiettivo che come Italia, come diplomazia italiana stiamo perseguendo. Grazie. Grazie mille.